Buongiorno cari amici, in questo fine settimana, il penultimo di agosto se non vado errato. Bene, l'Europa League 2020 è passata agli archivi. Vi devo dire la verità, non ho avuto modo in particolare di vedere a fondo la partita tra Inter e Siviglia. Certo, ho visto, potremmo dire, un 20 minuti, mezz'ora del secondo tempo, l'ultima mezz'oretta più o meno. Certo, l'Inter forse è incappato in una serata un po' storta, d'altronde dall'altro lato c'era un Siviglia che praticamente, ovviamente, in senso del loro impegno, sta proprio monopolizzando questa competizione, facendo finali, go-go e vincendo anche più volte. Vedendo poi ieri sera l'autorete di Lukaku che ha sancito purtroppo la sconfitta dei nerazzurri, mi è dispiaciuto tanto, però. Se devo dire un mio pensiero, noi dobbiamo comunque metterci nell'ottica che l'Inter ha fatto la Champions quest'anno, certo, retrocessi in UEFA Europa League, però nonostante Covid, riprese e quant'altro, è giunta fino alla finale, quindi demeriti sicuramente ci sono. Io se fossi nella dirigenza, il presidente dell'Inter, riconfermerei Antonio Conte perché, cioè, non è che quello che ha fatto non è valso a niente, quindi poi meglio ancora se Messi arriva alla corte di Antonio Conte, chissà, magari come è stato in Liga per tanti anni, potrà esserlo anche in Serie A. Con la sfida d'incrocio tra Messi e Cristiano Ronaldo, questo lo speriamo tutti. Comunque, complimentissimi al Siviglia, onore e merito anche all'Inter, che ho detto magari non era nella serata migliore, però insomma, io mi sento comunque di promuovere Antonio Conte e niente, questo è quanto. Ora, dopo aver pubblicato questo video, mi godo la puntata di SmackDown dove anche per lì arriverà un video e domani ovviamente ci sarà Summer. Comunque, forza Italia e forza Inter e io dico riconfermare Antonio Conte perché ha fatto comunque un buon lavoro e non è perché ha perso la finale, bisogna mandarlo via. Quindi, cara Inter, pensaci bene, cara dirigenza, perché non bisogna buttare il lavoro che Conte ha fatto quest'anno all'aria, che è stato comunque un buon lavoro. Poi, è certo, il campionato che inizierà, ora non so, a fine settembre, ottobre, le coppe, anche l'Inter farà di nuovo la Champions, insomma. Poi ho detto, sperando in un arrivo di Messi in casacca nerazzurra, e speriamo bene. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, un buon fine settimana e alla prossima. Ciao!